Tutto pronto per la quarta edizione della Cerrano Cup, domenica 30 giugno, nello specchio di mare antistante la Torre del Cerrano. La manifestazione è tutta dedicata al mare e alla vela e l'area marina protetta è il principale promotore di questa iniziativa in collaborazione con il Circolo Velico La Scuffia di Pescara e diverse associazioni del territorio. Un'iniziativa che la MP promuove perché è compatibile con l'ambiente marino che salvaguarda. Sicuramente noi abbiamo subito capito che la tutela fino a se stessa, fatta solo di vincoli, chiaramente non avrebbe avuto vita lunga e sarebbe molto difficile. Mentre invece permettere una fruizione con buone pratiche e favorire e stimolare tutto quello che è un'attività in area marina con il rispetto dell'ambiente non impattante sicuramente aiuta anche la tutela e poi è un forte attrattore verso il turismo. Iscrizioni ancora aperte, saranno una trentina le imbarcazioni pronte a salpare per una giornata tutta dedicata alla vela. Beh, la regata è sempre quella perché l'abbiamo basata proprio sul percorso che è il periplo di tutta la zona, di tutta l'area marina protetta del Cerrano. Quindi noi sfruttiamo il campo boe che delimita l'area per fare tutto un percorso girando intorno a queste boe. Facendo un percorso a 360 gradi tecnicamente copriamo un campo completo, quindi navigheremo controvento, a favore di vento, quindi anche dal punto di vista tecnico la regata ha una seria validità. Le imbarcazioni sono imbarcazioni d'altura, quindi hanno una classificazione tecnica nella federazione, verranno raggruppate in classi secondo la loro tipologia, quindi ci saranno sia quelle un po' più croceristiche, quelle un po' meno spinte dal punto di vista tecnico, sia barche proprio da regata, che per cui verranno qui a sfogare tutte le loro capacità veliche.